Il problema dell'usura nella nostra regione viene spesso sottovalutato. A dirlo è il presidente della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura, che ha presentato stamani il bilancio di missione 2013. Dal 1998... Sono 1.800 le famiglie che hanno usufruito di questa nostra assistenza per 78 milioni di euro. Noi abbiamo rilevato un forte aumento nelle persone che si sono trovate in situazioni di difficoltà finanziaria per divorzi e poi ultimamente ovviamente per perdite di posti di lavoro o diminuzione dei redditi lavorativi che tante famiglie evidenziano. La Fondazione, con il contributo della Regione, può rilasciare complessivamente garanzie reali fino al 75% del valore di un immobile e può intervenire fino a 25.000 euro di sovvenzioni alle famiglie. Potremmo fare di più, ma il problema, sottolineato Grossi, è che non abbiamo avuto quel supporto indispensabile dal settore bancario che ci consentisse di poter soddisfare in modo più adeguato le opportunità che avevamo di aiutare tante famiglie a superare queste crisi di sovraindebitamento che poi portano molto spesso all'usura. Il 50% delle proposte sono state declinate dagli istituti, ha ricordato Grossi, a sua volta ex bancario. 4 anni fa eravamo al 9-10%. Noi istruiamo le pratiche con lo stesso sistema usato dalle banche, ci rivolgiamo alla CRIF, portiamo prospetti completi e in media il tempo di risposta è superiore ai 4 mesi, mentre le banche per un impegno preso con lo Stato dovrebbero darlo in 30 giorni. Meglio dare un no subito, dice Grossi, che un sì dopo mesi, quando il problema si è ingrossato.